Voci.fm, il sito delle voci. Luca Ward su Voci.fm, ti incontriamo qui al Sistina perché da un po' ami il musical e quindi ti ritroviamo con Mamma Mia, giusto? Però tu sei anche soprattutto un grande doppiatore, un grande attore, basta citare Il Gladiatore, e poi ancora 007, Pierce Brosnan, eccetera. Ci racconti un po' da attore come ti è arrivata la passione per il doppiaggio? Ma quella viene da famiglia, dalla mia famiglia, cioè io sono la terza generazione, mia nonna prima di me, mio nonno, mio papà, mia mamma, quindi il doppiaggio è nato così. In realtà poi tutti gli attori dovrebbero farlo il doppiaggio, perché non solo è importante che lo facciano gli attori, ma è importante per gli attori farlo, perché sei sempre ad un master, perché devi cercare di dare l'anima a un tuo collega d'oltreoceano, magari d'oltremanica, chi lo sa, e secondo me sono scuole molto importanti quelle. Per te personalmente che cosa significa prestare la tua voce a grandi personaggi? È una sfida gigantesca, perché non sei tu qui al Sistina sul palco con il tuo fisico, con la tua personalità, la tua forza, il tuo modo di dire e interpretare un personaggio, dire le battute. Lì devi stare al loro tempo, ai loro ritmi, che non sono i tuoi, e quella è la sfida più grande. Quando rimani nell'immaginario delle persone con le frasi che hai detto tu, vuol dire, come diceva un grande del doppiaggio, Ferruccio Amendola, me lo disse un giorno: il giorno che ti ripeteranno le battute che tu hai detto, vorrà dire che hai fatto un buon lavoro. Tu usi la tua voce appunto per recitare, per fare l'attore, anche per cantare e per doppiare. La curi in modo particolare quando hai deciso che avresti potuto farci ciò che vuoi? No, fumo e bevo Zacapa ogni tanto, quindi non curo niente. Il fatto della voce è genetica soprattutto. A casa tutti avevano o hanno, quelli che ci sono ancora, insomma, una bella voce. È un fatto genetico. Certamente, è chiaro, non bisogna poi fare degli stravizi. Però non faccio nulla in particolare, vedo l'otorino una volta ogni 10 anni. Però non basta avere una bella voce, no? Per essere un bravo doppiatore. La bella voce è niente, è nulla, bisogna saper interpretare, bisogna saper entrare nella testa e nel cuore delle persone, quello, li devi emozionare, è quello che oggi si è un po' perso. Per chiudere, a te invece il personaggio cui hai prestato la tua voce che ti ha emozionato di più, il film che ti ha emozionato di più? Ma il film più difficile che ho fatto, Pulp Fiction. Io doppiavo Samuel Jackson, avevo 34 anni, lui ne ha 6 più di me, non era facile doppiare quel colosso e soprattutto quel grande film. E quello che invece ti è rimasto nel cuore? Il Gladiatore, per forza. Non ti chiedo di farci il grido. Era un grido? Era un'incitazione, cos'era? Me l'hanno dette tutte, al mio via, al mio cenno, al mio tre, al mio urlo, adesso al mio grido sono diventati 5, era il mio segnale. Al mio segnale, no, io dicevo di rifarci il grido, cioè perché lui gridava in quel senso. Lui no, lui saliva a cavallo e diceva semplicemente: al mio segnale, scatenate l'inferno. Basta, tranquillo, tanto lo sapeva che vinceva, era il Gladiatore. Voci.fm, io vi saluto, Voci.fm è tutto un programma, Voci appunto, un saluto da Luca, ciao. Voci.fm, il sito delle voci.